Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati sul limbo signori con il nostro Mino Torcia, praticamente il nostro Mino Torcia che sta continuando la sua avventura signori. Fatemi sapere sempre nei commenti se volete continuare questa avventura, siamo al secondo episodio, io ricordo che due o tre, un terzo episodio penso di farlo e poi decideremo assieme se andare avanti e scoprire il perché questo Mino ha gli occhi a torcia oppure no. Detto questo, prima di partire e continuare con l'avventura, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per le condivisioni che farete di questo video. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Facebook che su Instagram. E se volete supportare il canale, i link per poter fare tutto la maratona sono in descrizione. Detto questo, partiamo con il video, signori. Ok, signori, andiamo avanti. Andiamo avanti, non abbiamo paura di niente, noi riusciamo a vedere tutto. La notte non ci fa paura, signori. Con i nostri occhi a torcia possiamo illuminare qualsiasi cosa. Dai così, ci manca solamente il giubbottino Catalin frangente che si mette. Che si mette quando ti si rimane la macchina in panne. Però ci siamo. Di lì possiamo attaccarci? No, siamo troppo lontani. Ok, stiamo calmi. Stiamo calmi. Qui c'è un cubo. Ok, posso salirci sopra? Sì. E che ce famo questo cubo? Lo spingi un poco, spingilo un poco, spingi un altro poco, spingi un altro poco, ancora, ancora. Ok, forse galleggia, forse galleggia, forse no. Io posso nuotare? No, io muoio sott'acqua. Che cosa interessante, signori. Ok, abbiamo scoperto che il nostro tizio muore sott'acqua. Allora, fermi tutti. Capiamo un attimino se questo cubo mi può allora servire per arrampicarmi su quella corda che c'è lì. Non penso minimamente perché mi sa che la corda è troppo alta, però ci proviamo, ci proviamo. Invece funzionava proprio così. Dai, dai zio, sali, sali, sali. Sali, e quindi? Ah no, aspettate, mi posso dondolare, quindi facciamo così. Ok, ci dondoliamo, ci dondoliamo. Guardate che siamo bravi, che siamo bravi a dondolarci. Ci dondoliamo e salta. Ok, e fino a qua ci siamo, salta. Ok, meno male che sappiamo, quantomeno sappiamo saltare, raga. E ora? Non penso di riuscire con un salto a arrivare là sotto, signori. È troppo lontano, è troppo difficile. Salta! Mamma mia, ma che chi sei, figlio di... Dai, salta! Ma siamo troppo grandi, signori. Stiamo saltando come se non ci fosse un domani! Salta! Ok. Questo... Abbiamo distrutto un albero, però va bene. Non è un nostro problema, salta! Mamma mia, aspettate, potremmo continuare a salire? Scusatemi, mi fate continuare a salire? Mi sono intrippato con l'effetto Tarzan. Mi sono un attimino intrippato con l'effetto Tarzan! E siamo morti male, sì, mamma mia. E te l'ho detto, con quelle gambine piccole, raga, è impossibile sopravvivere. Siamo caduti male e siamo morti. Speriamo che il tronco sia già qui. No, devo rifare la parte. Vabbè, allora, ci rivediamo dopo, raga, quando faccio... Quando ributta a terra il tronco. Ok, signori, siamo qua. Rilanciamo il tronco a terra con estrema calma. Rilanciamoci sulla corda perché voglio capire un attimino come funziona. Perché, scusatemi, prima ci siamo sfracellati le ginocchia. Però voglio capire se riusciamo ad attaccarci su, nel senso se quel tronco ci può portare da qualche altra parte. Sono curioso, raga, sono un tipo curioso. Vediamo se riusciamo. Ok. Che abbiamo pensato una cacata, signori. Niente, ci sono i piccioni che continuano. No, 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 no. Ok. Allora, io se non sbaglio qua sotto dovrebbe esserci. Ok. Rifacciamo tutta la zona senza ammazzarci. Bravo, che bravo il nostro limbo, il nostro uomo torcia. Non ti ammazzare. Ok. Le nostre gambette sono sopravvissute a questo impatto terribile. Lanciamo il tronco in acqua. Ok, salici. Dai. Perché non si muove? Prima la barca si muoveva da sola, adesso il tronco dobbiamo fare tutte cose da noi. E muoviti tronco, porca di una paletta ubriaca, muoviti, muoviti, muoviti! Ce la facciamo secondo me no. Ok, e invece ce l'ha fatta, il nostro amico ce l'ha fatta. Bravo l'omino torcia. Andiamo, 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 andiamo. Abbiamo superato tutto. Comunque stiamo andando avanti, raga. Stiamo andando tanto avanti. Allora, fermi tutti, mi volevano fregare. C'è un qualcosa di losco su quell'albero che non mi piace per niente. Perché mettere una trappola per orsi e per bambini dalle gambe secche? Che cazzarola è quella cosa, ragazzi? Fermi tutti, che cosa ho appena visto? Di che stiamo parlando, signori?
No. No. Mi tutti. Che carino, lui mi punta, io mi sposto e lui non ci arriva. Sono contento per te. E se io passo velocemente così. Madonna, che facciata terribile che mi ha dato. Mi ha staccato le gambe. No, ce l'ho ancora le gambe, ce l'ho ancora le gambe. Aiuto. Che devo fare, signori? Aspettate. Ah, ha fatto cadere la trappola. Ok. Ce l'ho. Ti prego io, zio. Ti prego io. Fermi. Però così. Ma porca di una paletta imbriata. Quando si dice volevi essere fregato e sei rimasto fregato. Ok, stiamo calmi. Salta dall'altro lato della cosa. Ok, acchiappala e portagliela avanti. Zio, ho un bel regalo per te. Guarda che bel regalo che ti porto in dono. Zio, guarda che carina. È tutta tua. Ti piace? Ok, è tutta tua, zio. No, non siamo stati abbastanza. Ecco, sì, è tutta per te, amico mio. Tieni, te la regalo. Ah, che cazzarola. Dobbiamo metterla un po' più qua. Allora, aspetta, prima mi devo fare vedere. Ok, poi lui punta e io poi me ne vado. Mannaggia. Allora, lui mi guarda, lui punta e io me ne vado. E stavolta t'ho preso, zio. E quindi? Si è arrabbiato un poco? Forse un pochetto si è arrabbiato. Di nuovo? Dobbiamo fare nuovamente questo gioco? No, così non mi guarda, così mi punta, così gli piace e io mi sposto. No, dai, ma stai scherzando. Mi guarda, mi punta e io mi sposto. E dai, 2-0 per me, palla al centro. Ehi, che cos'è questa violenza? Vedi se lui mi guarda, mi punta. No, dai. Via. E dai, ma l'avevamo preso. Mannaggia, che rottura di scatole. Mi guarda, mi punta e io ti lascio la trappola. Ah, c'ha le gambe corte sto ragno. Mi è capitato l'unico ragno nel mondo con le gambe corte. Oh, ok, si è rotta la trappola. E lui mi sa che si è arrabbiato parecchio. Dove sta andando? È salito sull'albero. Non ho mai visto un... Mamma mia. Via. Omino dagli occhi a torcia. Uomo torcia, bimbo torcia. Andiamocene via perché il ragno mi sa che si è arrabbiato parecchio. Allora, di qua possiamo scendere? Sì. Scendiamo. Dove sta mannare, raga? Si scivola. Ok. Stiamo calmi. L'avventura continua, signori. Non abbiamo paura di niente. Con i nostri occhi a torcia. Oddio, inizia ad avere un po' di paura perché mi sa che siamo finiti in un punto molto brutto, raga. Siamo bloccati, raga. Porca... No. Dai, muoviti, omino a torcia, muoviti. Omino a torcia. No. Mi ha salvato. Il ragno mi ha salvato. No, decisamente non mi ha salvato, signori. Siamo diventati un bozzo. E ci ha appeso tipo un salame in... Stiamo fermi. Perché mi posso muovere, signori. Mi posso muovere. Ho staccato già un filo. Dai che stacca anche l'altro. Muoviti, zio. Dai. Ok. E quindi? Dai. Ah, adesso riusciamo a saltare questa zona di qua. Siamo diventati l'omino mummia. Signori, dopo l'omino torcia siamo diventati l'omino mummia. Bella così. Dai, è così. Saltiamo indietro. Siamo anche Michael Jackson. L'omino mummia e Michael Jackson. Signori, allora, fermi tutti. Io mi fermo qui per questo secondo episodio. Con l'omino torcia che è diventato l'omino mummia. Se fatemi sapere nei commenti, volete altri episodi per continuare questa avventura e cercare di capire qualcosa, perché non ti sto capendo niente di questo gioco, fatemelo sapere nei commenti. Noi ci vediamo sempre qui nel canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!